Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora finalmente vi filmo il video riguardo la mia esperienza con l'acne. È da tantissimo che state aspettando questo video, quindi sono molto felice di finalmente mettermi qui davanti alla videocamera e filmarlo. Non mi sono preparata uno script o insomma i punti di cui voglio parlare, voglio che sia una cosa molto spontanea e onesta, e quindi voglio raccontarvi proprio com'è stato per me quando è iniziato, insomma tutto quanto. Allora, io non ho mai avuto problemi di acne negli anni in cui tutti hanno problemi di acne. Cioè, io a 30 anni mi sono ritrovata in piena estate con queste pustule che una dopo l'altra, e tutti, cioè ho sempre avuto brufoli, quindi non mi sembrava strano, ho detto boh, un brufolo qua, un brufolo là. In realtà vedevo che non passavano mai, ma ne arrivavano degli altri, e poi non erano i soliti brufoli tipo che me ne spuntava uno e poi passava. Spuntavano e rimanevano, e quindi ho iniziato ad avere 1, 2, 3, 5, fino a quando praticamente tutto il mio viso, partendo da sopra le sopracciglia, qui ne avevo molte, e poi lo vedete nella foto d'anteprima, perché vi metterò il prima e il dopo. Quella foto del prima ogni tanto me la riguardo e non posso crederci che ero io, perché era terribile. Voi forse non ve ne siete tanto accorte, perché io ho sempre, cioè nel 90% dei casi filmo truccata. Quel 10% di video e di foto in cui mi vedevate struccata, purtroppo è stata dura per me, perché essendo così sotto, cioè nell'occhio del ciclone, nel senso essendo così vista online eccetera, è stato difficile, perché c'era sempre qualche commento che mi diceva oddio, ma che schifo, cioè c'erano anche commenti poco carini della serie fai schifo, ma c'erano anche quelli che continuamente facevano notare il problema, perché già lo noti da solo, quindi è difficile, no? Quando sei esposto, perché la cosa si ingigantisce, quindi mi sembrava di avere un problema irrisolvibile, quindi e io poi sono abbastanza sensibile, quindi mi è venuto tipo un colpo, e appunto ne avevo tantissime qua, qui un po' smetteva, e poi qui, cioè era terribile veramente il problema sotto il mento e sotto le guance. Non ne avevo ai lati del naso, ma tantissime tantissime qua sotto, e anche sul collo. Forse nell'immagine di anteprima non si vede, ma ne avevo un sacco sul collo e facevano anche molto molto male. Ho avuto più o meno lo stesso problema qualche anno fa, ma non così grave. L'avevo risolto con la dermatologa, con dei prodotti tipo delle pomate, ma questa volta era... E forse sono stata io che ho aspettato un pochino troppo. Questo è forse il primo consiglio che voglio darvi. Voglio raccontarvi la mia esperienza più che dare consigli a voi, quindi dirvi come io ho risolto completamente il problema dell'acne. Però il primo consiglio che vi posso dare: andate da un dermatologo, non cercate di risolvere il problema con dentifricio o con trucchi del genere, perché magari possono funzionare per un brufoletto isolato, ma se avete veramente problemi di acne c'è sempre qualcosina sotto, e quindi è meglio andare da un dermatologo vero e proprio. Quindi sì, io mi sono ritrovata la scorsa estate appunto piena di queste pustole che facevano anche molto molto male, perché poi man mano che ne uscivano avevo tutta la zona tipo indolenzita. Sarà che io anche ho la pelle molto sensibile, quindi era veramente una situazione non carina. E poi lo ripeto, sul web te lo fanno notare tutti, purtroppo alcuni non in maniera molto carina. Quindi che cosa ho fatto? Mi ricordo in estate, che poi è il periodo in cui di solito ti si asciugano i brufoli, cioè, quindi invece a me sono usciti in questa maniera assurda. È iniziato in estate, è andato avanti fino appunto settembre-ottobre. Mi ricordo quando Tomas mi ha fatto la proposta di matrimonio, mi vergognavo un sacco perché ne avevo tantissimi. Quello era il periodo in cui coprivo con chili e chili di fondotinta, coprivo. E poi ottobre-novembre, la foto che ho scattato nell'anteprima, magari ve la metto comunque qui, ne ho fatte due. Quelle foto erano a novembre, quando per il mio compleanno siamo andati a Salisburgo, e poi appunto credo a dicembre sono andata finalmente dalla dermatologa. Io ho una mia cara amica che è dermatologa, non so perché non sono andata prima da lei, ma probabilmente perché non avendo mai avuto un problema di acne e non essendo io una teenager, continuavo a pensare che sarebbe sparita. In realtà, quando poi mi sono resa conto, che non se ne stava andando, anzi peggiorava, appunto mi sono rivolta a questa mia cara amica che è dermatologa, e che
ha preso in mano la situazione. Allora, io vi dico subito che lei si chiama Valentina Salamone e se volete rivolgere, perché sicuramente me lo chiederete, ah ma anch'io sono di Trieste, ho bisogno di un dermatologo eccetera, spesso me lo chiedono, lei non è la il medico che mi ha fatto il filler era un medico estetico in un'altra città, lei è però esercita sia a Trieste che in provincia di Udine, si chiama Valentina Salamone, ha un account Instagram, un account Facebook che vi metterò qua sotto nel box informazioni, posso garantire al 1000 per 1000 riguardo a lei perché a me ha salvato la pelle, quindi se avete qualsiasi tipo di problema, ma lei fa ovviamente tutto quello che fa un dermatologo, quindi se siete della zona e avete bisogno di un dermatologo consiglio assolutamente lei, trovate tutto qua sotto appunto, se non siete della zona ma siete comunque alla ricerca di un buon dermatologo fatevi un viaggetto e andate da lei perché merita. Quando mi ha visto mi ha detto oddio dovevi venire prima perché era già la situazione abbastanza critica, sapendo il fatto poi che mi sposo quest'anno non volevo veramente arrivare al giorno del matrimonio con queste pustole oppure con cicatrici che purtroppo si sa l'acne provoca queste cicatrici che spesso sono anche difficili da togliere e lì bisogna passare poi al laser eccetera per togliere, quindi un po' un casino. Grazie al cielo non mi ha lasciato cicatrici concave, nel senso che non ho buchi nel viso, però qualche puntino ancora ce l'ho, infatti credo proprio di fare il laser per togliere questo primo strato di cicatrici. Che cosa mi ha prescritto? Mi ha prescritto il, me lo sono scritta per dirvelo, il tetralisal antibiotico, è un vero e proprio antibiotico, sono delle compresse che si prendono due volte al giorno, sono come tutti i comunissimi antibiotici, e l'ho preso per 2 mesi. Sì, ho fatto 2 mesi di cura antibiotica e dopo, credo dopo il primo mese, ho iniziato a vedere i risultati. Un mese di cura antibiotica non ho visto particolari risultati. Dopo il primo mese, piano piano, boom, è sparito tutto. Al secondo mese ero finalmente libera, libera, non ci potevo credere, mi è sparito tutto. Un'altra cosa che mi ha prescritto è una pomata a base di antibiotico e retinoide che io vado ancora adesso, quindi ho fatto 2 mesi di cura antibiotica e dopo sto continuando con questo prodotto per il mantenimento, tra virgolette, ogni sera vado ad applicarlo sulle zone interessate dove tendo ad avere l'acne, quindi qua sopra. E qui sono terrorizzata che mi torni l'acne, quindi cerco di fare più attenzione possibile, di essere regolare con tutto ciò. Ho finito ovviamente la cura antibiotica. La cura antibiotica e la pomata sono state ovviamente le due cose maggiori che hanno che mi hanno fatto sparire l'acne, diciamola proprio così, in modo semplice. Queste sono state le due cose. Poi c'erano anche dei piccoli accorgimenti che mi sono fatta dare dalla dermatologa, quindi lei mi ha detto guarda, cerca di utilizzare magari prodotti di farmacia almeno per un periodo, così fai respirare un attimino la pelle, truccati un attimino di meno, quindi se non dovevo per forza magari filmare o eccetera facevo tutta la giornata, ancora adesso cerco di farlo magari almeno 1 o 2 volte a settimana, di non truccarmi per niente. Quindi faccio respirare la pelle. Una cosa io l'ho sempre fatto, ma lei me l'ha ricordato, mi raccomando, mi ha detto quando torni a casa struccati subito, quindi se magari prima tenevo sul trucco fino alla sera e poi prima di andare a dormire lo toglievo, quando avevo questo problema di acne, e appunto cerco di farlo ancora adesso, non appena rientro a casa, se so che poi non devo uscire di nuovo ma sto a casa, tolgo subito tutto il trucco, perché mi ha detto che anche se alcuni fondotinta sono non comedogenici, quindi non ostruiscono i pori, mi ha detto comunque un pochino i pori te li ostruisce, la cosa migliore è non avere niente. Una cosa che lei mi ha detto e io ho seguito alla lettera, e mi ha detto non strizzarti i brufoli, anche se sono brutti con la punta bianca eccetera, non strizzarli, lasciala, perché poi l'infezione te la spargi un po' ovunque, quindi questa è stata un'altra cosa che ho fatto. Se prima cercavo di strizzarli e poi disinfettare nella speranza che spariscano, ho lasciato lì, non ho più toccato niente, e credo che questo abbia anche contribuito al fatto che non ho particolari cicatrici, a parte proprio 3 puntini qua, ma penso che se mi fossi strizzata tutto quanto avanti per mesi, 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 a quest'ora ne avrei molte di più. Un'altra cosa che facevo molto spesso, senza nemmeno rendermene conto, era toccarmi il viso. Quando pensavo all'acne, in qualsiasi momento della giornata tendevo a toccarmi il viso,
per vedere com'era, per sentirla, non so perché, forse una roba nervosa che non lo so, quando so di avere un problema sul viso vado subito, mi toccavo il viso, anche qui lei mi ha detto mi raccomando smettila di toccarti il viso per tutti i batteri che hai sulle mani anche se te le sei appena lavate, comunque vai a trasferirli sul viso, quindi evita. Altra cosa è che per me è stata difficile, lei ancora continua a riprendermi su ciò, sono gli zuccheri. Io sono una golosona, ma sto attenta, non mangio particolari schifezze, dolcette eccetera eccetera. Una cosa di cui io non riesco a fare a meno è la Coca-Cola zero. Allora, è tipo una droga, io non so, cioè non voglio dire, però io non riesco a fare a meno della Coca-Cola zero, che sì, ha molti meno zuccheri rispetto alla Coca-Cola normale, ma comunque ne ha e non fa granché bene. E è stato dimostrato, tra l'altro, io adesso non voglio parlare da medico, però lei mi ha detto, guarda che è stato dimostrato, ci sono stati degli studi, che il glucosio, cioè gli zuccheri, praticamente alimentano l'acne, quindi evita, taglia e basta, mangia frutta e smettila di mangiare schifezze e di bere Coca-Cola. Anche ieri è stata qui da me e io ero lì con la Coca-Cola zero e lei mi guardava tipo però sì, questo è un po' il concetto, magari riducete, non è che bisogna privarsi, però anche questo, purtroppo gli zuccheri vanno a dare cibo, vanno a nutrire l'acne, quindi ecco. Io adesso sono truccata, ma mi vedete nei Get Ready With Me quando sono struccata, insomma mi vedete struccata spesso e volentieri su YouTube e sapete che finalmente la mia pelle è a posto, anche perché potete immaginare al matrimonio, che io ad agosto mi sposo, quindi al matrimonio avere tutte queste pustole sarebbe stato non un incubo, veramente peggio, perché poi la cosa peggiore è che quando hai l'acne tendi a coprirla tantissimo, no? E quindi tendi ad usare tanto 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 fondotinta, tanto 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 correttore, e l'effetto non è esattamente naturale. Certo, sapevo quali prodotti usare eccetera eccetera, ma scartavo automaticamente tutti i fondotinta, tutti i fondotinta molto light come coprenza, come coverage, scartavo tutte le BB cream, le CC cream, creme colorate eccetera. Mentre finalmente posso tornare ad usare tutto quanto e fare una base un pochino più light, e quindi non dovrò avere un effetto mascherone al mio matrimonio, ma nemmeno nella quotidianità. Quindi questo è un po' quello che quella che è stata un po' la mia esperienza. Appunto, stranamente io non sono mai stata particolarmente a dieta, specialmente negli anni delle superiori, che sono poi gli anni in cui tutti hanno l'acne. A me è venuta a 30 anni e quindi, cioè, non ci sono, non psicologicamente nemmeno ci credevo, cioè io mi vedevo all'aspetto e dicevo bah, non lo so, cioè, ma se ne andranno sti brufoli, e invece non se ne andavano. Quindi strano ma vero, non so come mai proprio a 30 anni, lei mi ha detto è comunque acne giovanile, vabbè, la prenderò come un complimento, però purtroppo questa, sì, questa è stata un po' la mia esperienza. Cercate di, un po' un consiglio mio personale, non andate dall'estetista se avete l'acne, andate da un dermatologo, perché sì, magari l'estetista vi fa la pulizia del viso eccetera eccetera, però il problema che magari c'è, che può essere ormonale, insomma ci possono essere tanti tipi diversi, batterico, non lo so nemmeno io, però so che almeno per quanto mi riguarda andare dall'estetista non ha aiutato per niente, quindi andate piuttosto da un dermatologo che vi risolve il problema a monte. E quindi questo è quanto. Se avete qualsiasi domanda scrivetemelo nei commenti, assolutamente, sapete che rispondo sempre a più commenti possibile, quindi scrivetemi e io vi risponderò. Se appunto avete domande per la dermatologa, volete farvi visitare eccetera, scrivete, andate a seguirla sui suoi canali social. Un messaggio importante che voglio, perché molto spesso mi scrivete magari in privato e mi dite guarda Nicole, sto aspettando il tuo video sull'acne, voglio capire come hai fatto tu eccetera, perché io ci sto male, mi prendono in giro. Posso immaginare che per un ragazzo o una ragazza più giovane, magari a scuola, la situazione sembra più grave di quello che è in realtà, perché io l'ho presa molto alla leggera, naturalmente è stata dura anche per me perché mi vedevo orribile, cioè veramente orribile, non ho mai avuto questo problema nella mia vita, e arrivare a 30 anni con avere il viso pieno di pustole non è carino, ma credo che sia ancora peggio per un ragazzo o una ragazza giovane a scuola, soggetti alle prese in giro dei compagni e delle compagne. Quindi voglio solo farvi sapere che
l'acne ce l'hanno un sacco di persone in tutto il mondo, quindi non siete solo voi ad averla, non dovete assolutamente vergognarvi se qualcuno vi prende in giro per la vostra acne. Fregatevene, perché ce l'hanno un sacco di persone, un sacco di teenager e non, e anche se fosse una cosa più rara, perché mai devo vergognarmi per come è la mia pelle, non ho fatto niente di male, quindi vi prego, non fatene un problema. Se avete l'acne potete coprirla, vi passerà col tempo, passerà se andate dal dermatologo, comunque passerà, e se volete coprirla potete farlo con il trucco, non si vede nulla. La cosa migliore, appunto, andate dal dermatologo per risolvere il problema, però non fatene un problema personale, non stateci male, vi prego, perché mi dispiace leggere i commenti che mi mandate riguardo questo. Voi sapete che io vi voglio tanto tanto bene, non voglio che le mie follower siano tristi. Io ho avuto l'acne anch'io e non mi sono assolutamente buttata giù, ripeto, certo può essere più difficile quando sei più giovane, ma vi prego, ce l'hanno un sacco di persone, come è passato a tutti passerà anche a voi. Spero davvero di aver risposto a tutte le domande, spero di avervi raccontato tutto quanto, ma più o meno questo è veramente il discorso e questo è quello che è capitato a me. Fortunatamente ho una dermatologa speciale che mi ha risolto tutta la situazione e quindi le sono grata veramente, perché so che cosa vuol dire guardarsi allo specchio e dire mamma mia, cioè non posso uscire così, non lo so, adesso lo so, devo dire la verità, adesso lo so, perché se prima avevo al massimo due brufoli così sparsi a caso, mi sono ritrovata anch'io con la faccia piena di pustole, appunto, quindi vi capisco, credetemi, ma basta tutto e niente, questo è quanto. Appunto, per qualsiasi domanda scrivetemi sotto che vi rispondo, vi do un bacio gigante, gigante, enorme e alla prossima, ciao.